Giornata buia, umida e nebbiosa qui a Cesena, 12.000 spettatori con nutrita e calda rappresentanza di tifosi genovani. L'arbitro è Russo Di Nola, si gioca sul sintetico e sotto la luce artificiale. Cesena penultimo, Genoa quinto, ma attenzione, la Fiorita è da sempre un campo ostico per il Genoa che non vince qui da lontano 1982. Le formazioni delle squadre, cominciando dai padroni di casa in maglia bianconera, le ali e il portiere Giorgi, Volta, Lucchini e Mazzotta e i quattro difensori, Carbonero, Cascione, Coppola e tre centrocampisti, Brenza alle spalle delle due punte che sono il portoghese Ugo Almeida e il francese De Frel. La replica del Genoa con il tradizionale 3-4-3 varato da Gasperini, Perini in porta, Roncaglia, Burdisso e Izzo difensori, Rosi, Kuzka, Bertolacci e Antonelli centrocampisti, Iago, Matri e Perotti attaccanti. È tutto da Cesena con l'assistenza tecnica di Andrea Neri, la linea allo studio. Parziale Milan 0, Udinese 0, andiamo a Cesena. Dove il Genoa si porta in vantaggio con un gol di Matri, impeccabile il contropiede della formazione rossoblù. C'è stato un errore della difesa del Cesena, Kuzka ha avviato la manovra ed è stata perfettamente rifinita da Matri. Per Matri sesto gol stagionale, tutti lontano da Marassi. Dunque bel gol di Matri che ha atteso l'uscita del portiere Leali e lo ha battuto con un rasoterra imparabile. 4 minuti di gioco allo stadio Manuzzi, la Fiorita di Cesena, Cesena 0 Genoa 1, gol di Matri al quarto minuto. A voi Cagliari. Onda in possesso attenzione della palla. Scusa Cucchi, il Genoa ha raddoppiato, il gol lo ha siglato il capitano Antonelli esattamente al settimo minuto del secondo tempo. Dunque la situazione nuova qui a Cesena è la seguente: Cesena 0 Genoa 2, a te la linea. A Cesena siamo al nono minuto e mezzo del primo tempo, 2-0 per il Genoa, il grifone vola alto implacabile, due reti in appena 7 minuti per la formazione allenata da Gasperini. Al quarto minuto il gol raccontato quasi in diretta con la conclusione rasoterra vincente di Matri. Al settimo minuto, sugli sviluppi del quarto angolo per la formazione genovana, c'è stato un colpo di tacco ancora di Matri, è intervenuto sotto misura Luca Antonelli, il capitano della formazione rossoblù, e ha messo in rete alle spalle dell'incolpevole Leali. Continua ad attaccare il Genoa, lo fa con Perotti, bellissimo il lancio per Rosi, stoppa la palla con il petto Rosi, va quasi sul fondo, settore destro del fronte offensivo d'attacco, la palla per Iago, la conclusione di Iago, carica il destro, il pallone viene rimpallato in calcio d'angolo per il quinto tiro dalla bandierina. Cesena in grande difficoltà, Genoa superbo in questi primi 9 minuti di gioco della partita, quinto angolo per la formazione rossoblù, il risultato Genoa 0 Cesena 2, a voi Cagliari. Adesso vediamo un intervento. Attenzione, scusa Cucchi, calcio di rigore in favore del Genoa, fra poco ti richiederò la linea, a te appunto il microfono. Anche se subito recupera Milan Cone. Scusa Riccardo Cucchi, tutto è pronto allo stadio Manuzzi di Cesena per il calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di mano commesso da Lucchini su conclusione di Bertolacci. Sul pallone c'è Alessandro Matri alla ricerca della doppietta, parte la conclusione, la grandissima parata in tuffo del portiere Leali che conferma tutta la sua bravura respingendo la conclusione del centravanti genovano. Non cambia dunque il punteggio a Cesena, Cesena 0 Genoa 2, e gara che si infiamma ulteriormente. Linea Riccardo Cucchi. Nicolai, il tocco di esterno di sinistro. Attenzione, gol del 3-0 del Genoa, Nicolas Burdisso esattamente al 43esimo minuto del primo tempo. Cesena 0 Genoa 3, a te la linea. A Cesena 30 secondi al termine del primo tempo, Cesena 0 Genoa 3, Genoa dilaga, domina, ancora un'occasione per Perotti, terminato però in fuorigioco. Si alza la bandierina dell'assistente del direttore di gara Russo Di Nola, si trattava di depinto di Bari, gioco interrotto, 3 gol dunque per il Genoa al quarto minuto con Matri, al settimo con Antonelli, al 43esimo con Burdisso, aggiungiamoci ancora la traversa colta da Kuzka e il rigore sciupato al 29esimo da Matri. Fotografa dunque perfettamente la situazione, termina il primo tempo, ricordo anche il conto dei corner, 9-3 per la formazione rossoblù, assoluta dominatrice della partita. Primo tempo in archivio, Genoa 3 Cesena 0, linea Cagliari. A Cesena la ripresa è cominciata da 30 secondi, situazione variata, Cesena 0 Genoa 3, Cucania Genoa in Romagna, 3 gol, una traversa, un rigore sbagliato, 10 angoli a 3, un dominio totale, una prestazione splendida e scintillante contro un Cesena ansimante come una vecchia caffettiera, incapace di fare gioco e di contrastare quello degli altri.
D'altra parte, d'altro lato, se da una parte c'è Perotti e dall'altra Ugo Almeida, i conti sono presto fatti. Le reti genovane: al quarto minuto Alessandro Matri, al settimo il raddoppio di Luca Antonelli, al 43esimo minuto la rete di Burdisso, la conclusione del giocatore argentino, una leggera deviazione di Volta, difensore del Cesena, che ha spiazzato l'incolpevole portiere Leali, bravissimo nel respingere al 29esimo minuto di questo primo tempo un calcio di rigore calciato da Matri. Gioco interrotto dal direttore di gara, il signor Russo Di Nola, per un fuorigioco nel quale è incappato Ugo Almeida. Batte il portiere Perin, il rilancio verso Matri, il tentativo di Lucchini ha successo, il pallone rotola in fallo laterale, la rimessa in gioco in favore del Genoa. La ripresa si gioca esattamente da un primo e 30 secondi, la situazione Cesena 0 Genoa 3, a voi Cagliari. Si porta al limite, ci sarà, scusa Riccardo Cucchi, un rigore in favore del Cesena, fra qualche minuto la battuta del tentativo di trasformazione per la formazione cesenate. A te la linea. Milan 0 Udinese 0 e andiamo dunque da Dotto. D'accordo, siamo giunti al 17esimo minuto del secondo tempo. Russo Di Nola ha concesso un penalty in maniera forse un po' generosa per una spinta di Burdisso ai danni di Rodriguez. Sul dischetto si è posizionato Cascione, la rincorsa del numero 24 del numero 34 del Cesena. Cascione contro Perin, siamo sul 3-0 in favore della formazione rossoblu, che ha avuto forse il torto di così giocare un po' sotto ritmo questa fase finale. Parte il tiro di Cascione, traversa, proprio non riesce il Cesena a cavare il classico ragno dal buco, rigore fallito, Cascione, la conclusione respinta dalla traversa, c'è un contropiede per il Genoa orchestrato da Matri, la palla per Rosi, avanza Rosi in un corridoio sgombero, lo stesso Cascione cerca di contrastarlo, palla per Matri, il servizio per Iago, l'appoggio ancora per Rosi in area di rigore, Matri di testa, pallone che sfiora il palo alla destra di Leali, il miglior giocatore, o per meglio dire il meno peggio del Cesena. Siamo giunti al 18esimo minuto della ripresa, situazione Cesena 0 Genoa 3, a voi Cagliari. Scusa Riccardo Cucchi, ti do il finale del Manuzzi a Cesena. Genoa batte Cesena 3-0, a te la linea. E ora la vittoria rotonda e sonora del Genoa, che è terzo solo in classifica per il momento nella vittoria contro il Cesena. Emanuele Dotto. Continua in effetti il buon momento del Genoa, che in trasferta è ancora imbattuto e viaggia come un convoglio delle ferrovie federali svizzere, preciso, puntuale, efficiente. Tutto deciso dopo neppure 7 minuti. Al quarto minuto gol di Matri su assistenza di Bertolacci, al settimo tacco di Matri per Antonelli che insacca, al 43esimo tiro di Burdisso deviato da Volta alle spalle del portiere Leali e rete del 3-0. In più un calcio di rigore fallito da Matri al 29esimo, parato da Leali, e una traversa di Kuzka. Cesena in grandissima difficoltà, neppure su calcio di rigore è riuscito a segnare, errore dal dischetto di Cascione. Genoa terzo, come detto, Cesena penultimo, ha diretto Russo Di Nola, finale dal Manuzzi, Cesena 0 Genoa 3.